Amici di Onda Libera, siamo a Fano, al Pino Bar, dove si è appena concluso l'intervento di Giulia Grillo, una parlamentare del Movimento 5 Stelle. E siamo in campagna elettorale per le regionali. Uno degli argomenti principali delle regionali è appunto la sanità. Com'è la situazione della sanità in Italia e cosa suggerisci per migliorare questa situazione? Allora, la situazione della sanità in Italia è che ancora la sanità tiene, nonostante tutto, nonostante tutti questi politici assolutamente incompetenti. Non è vero che spendiamo tanto in sanità, spendiamo il minimo indispensabile, spendiamo meno della maggior parte dei paesi europei, 109 miliardi, il 7% del PIL, un po' meno, e quindi è una sanità ancora virtuosa. Tuttavia, delle politiche scellerate che stanno facendo questi presidenti di regione che tagliano e poi costruiscono ospedali e distruggono ospedali, non si occupano della medicina del territorio e non analizzano il fabbisogno del territorio, tutte queste azioni scellerate insieme naturalmente nel giro di pochissimo tempo possono portare a distruggere quella che ancora oggi, ripeto, è una sanità che continua a tenere, che quindi va difesa, una sanità pubblica che quindi va difesa in tutti i modi. Ecco, in materia di sociale invece com'è la situazione? Perché molte cooperative sono state coinvolte in inchieste relative alla gestione di settori sociali molto delicati. Noi chiediamo che la sanità, cioè il sociale, che poi sanità e sociale devono tornare a essere insieme, infatti ci sono regioni che fanno i piani sociosanitari, chiediamo che comunque sia sempre lo Stato a tenere le redini dei servizi, poi lo Stato può decidere eventualmente nella programmazione di inserire una parte di cooperative, ma non può certamente demandare alle cooperative i servizi pubblici, non può affidarsi a loro in tutto, non può fare sì che siano loro a decidere. Il fabbisogno e la programmazione la fa lo Stato, la fanno le regioni, dopodiché un sociale virtuoso, un sociale che valorizzi il volontariato ma non lo sfrutti, per noi può anche andare bene sicuramente. Bene, grazie e complimenti per il lavoro che state facendo. Grazie a voi, in bocca al lupo alle Marche. Amici di Onda Libera, un saluto.